Castellammare di Stabia, l'antica Stabia, si riappropria di reperti rinvenuti nelle ville romane per esporli adesso stabilmente in un nuovo museo. Una storia come città che però termina quando nell'89 a.C. è distrutta da Silla. Da quel momento perde la sua connotazione di centro urbano, diventa invece un luogo in cui vengono costruite enormi e splendide ville signorili legate soprattutto alla grande aristocrazia romana. Ville che naturalmente avevano anche una parte produttiva perché erano legate alla proprietà terriera. Ingombranti edifici moderni riducono l'effetto, ma il panorama che si godeva da qui a quel tempo era sensazionale e giustifica, accanto alla ricchezza di sorgenti termali, la predilezione delle elite imperiali romane per l'antica Stabia, di cui restano ville residenziali e rustiche straordinariamente affrescate. Gli innumerevoli reperti rinvenuti nelle ville sono in parte al Museo Archeologico di Napoli, in parte sparsi per il mondo, ma in gran numero sono stati accatastati a lungo in un antiquarium, praticamente un deposito chiuso da decenni. L'inaugurazione nella reggia di Puisisana a Castellammare del museo che ora li espone stabilmente segna una svolta. Questo è un luogo straordinario, la reggia del Quisisana, che non era utilizzata in maniera adeguata. Questi reperti sono quelli di Stabia, cioè uno dei siti più importanti del mondo antico, conservati per decenni in uno scantinato praticamente. Finalmente hanno una collocazione dignitosa, finalmente Stabia ha un museo, finalmente la comunità si riappropria del proprio patrimonio. Ci sono affreschi raffinati, delicati stucchi in marmo, vasellame di pregio, ma anche gli utensili della vita quotidiana, con focus sull'alimentazione e sulle attività produttive. Come in questa sala, dove un carro straordinario ci fa vedere proprio come erano questi carri legati appunto al trasporto delle merci, alle attività che erano dietro tutto il bel vivere in queste ville. Questo è il primo step, c'è ancora molto spazio che noi utilizzeremo, arriveranno qui anche reperti di Pompei, perché vogliamo raccontare proprio la storia dell'occupazione dell'area vesuviana, e quindi c'è tutta la seconda parte di questo piano che andrà allestita nei prossimi mesi, ma già questo è veramente un museo di livello eccezionale, perché i reperti sono di qualità straordinaria e raccontano una storia straordinaria.